Minardi, allora, lei ha depositato una mozione che fa un po' un focus sul problema dell'economia che presto affronteremo e che quindi avrà bisogno di interventi importanti. Alla fine dell'emergenza ci troveremo di fronte ad una situazione estremamente difficile, estremamente complicata, perché tutte le aziende avranno necessità di ripartire, avranno esigenze di liquidità e nel frattempo avranno avuto i costi fissi nonostante i rinvii, ma ovviamente questi rinvii poi alla fine si troveranno di fronte alle aziende a doverci far fronte. Ed è per questo che ho pensato di presentare una mozione con alcuni colleghi in Consiglio regionale proprio per dare un obiettivo alla Regione Marche, che è quello di reperire tutte le risorse possibili e immaginabili dal bilancio regionale per mettere a disposizione delle imprese, delle attività produttive, di coloro che hanno perso le commesse, di coloro che non hanno occasione di poter lavorare. Mi riferisco in particolar modo, per esempio, ai ristoranti, i quali domani si troveranno anche ad una difficoltà maggiore, perché la specialità non ripartirà immediatamente, ma le aziende alla fine sono tutte nella stessa situazione. E quindi reperire tutte le risorse possibili e immaginabili della regione, riprogrammare tutti i fondi europei e non escludo in tutto questo anche la possibilità di creare debito. Io ho letto con molta attenzione l'intervista che ha fatto l'ex governatore della BCE, Mario Draghi, che ha detto che in una situazione come questa, che di fatto è una guerra, gli stati devono rendersi conto anche della possibilità di fare debito, proprio per ridare un'opportunità, rilanciare l'economia, rilanciare le attività produttive, perché se si dovessero fermare le attività produttive non avremo soltanto un problema sanitario e sociale, ma avremo anche un problema economico che poi diventerà ancora peggio. Per cui, proprio per questo, dico che nel mentre ringraziamo tutti coloro che lavorano in prima linea, siamo vicini ovviamente a tutte le persone che hanno avuto anche dei lutti, dobbiamo lavorare proprio per creare nuove opportunità alle imprese. Nel frattempo, ieri abbiamo avuto un consiglio regionale in videoconferenza, ieri pomeriggio, e nel frattempo abbiamo rinviato tutte le tasse regionali in essere al 31 di luglio, a partire dal bollo auto. Le più importanti sono il bollo auto, le tasse per il diritto allo studio e poi ce ne sono altre minori. Credo che sia un obiettivo comune è quello di dare una mano alle attività economiche affinché possano ripartire e perché possano avere liquidità, io dico anche a fondo perduto, almeno per coprire i costi fissi che hanno dovuto affrontare in questi giorni.